Palazzo della Vergogna, come lo chiamo io. Purtroppo sono tornato qui, l'ho trovato molto peggio dell'altra volta, molto peggio dell'altra volta. Allora, questo è un'altra centrale importante di criminalità, di delinquenza, di spaccio di droga. Poi trovandolo così, qui ci si può nascondere di tutto. Qui c'è sporcizia dappertutto, ci sono cataste di immondizia. Questo è di proprietà del Comune di Pescara. Il Comune di Pescara deve capire che non esiste solo il ferro di cavallo, anche se lì non è stato fatto nulla. Ecco, mentre parliamo stiamo sentendo qualcuno che già sta magari invendo, gridando contro di noi, non so chi sia. Cioè, questa è una bomba sociale. Questo è un luogo dove si può annidare di tutto. Qui si può nascondere droga, si possono nascondere armi, ci sono addirittura diverse etnie pure che convivono, quindi la convivenza sociale è difficile, c'è un abbandono scolastico importante, ci sono anche bambini, e questa è una vera bomba sociale all'interno di un quartiere. Basterebbe poco, basterebbe un intervento, un provvedimento d'urgenza per motivi di, non solo di sicurezza, ma di igiene pubblica. Qui basterebbe far venire la AS e con l'igiene pubblica tu puoi fare tutto in deroga alle normative, quindi per questioni di emergenza. Quindi con l'ordinanza qui si risolve il problema in un giorno. Quindi non ci venissero a dire che la situazione è complicata, che ci sono anche abitazioni di proprietà privata. Invocando l'igiene pubblica e anche la sicurezza urbana, qui tu puoi fare qualunque tipo di provvedimento d'urgenza. Il problema è che non c'è la volontà, evidentemente. Dopo che io faccio qualche azione di protesta, rispondono nei giorni seguenti con qualche reazione politica e poi finisce tutto lì. Ecco, basta, basta.